Aldo, guardali con Aldo, calmati. Aldo. Filma dove sta quella? Dove sta la ragazza? Aldo, lo sai cosa mi dà fastidio di più? Che questo è un paese povero e hanno bisogno. Ma guarda come si comportano, veramente imbarazzante, schifosissimo. Io questo paese. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Siamo a circa 10 km dal confine con Burundi, Ruanda-Burundi. Si vede che non molte persone vengono qui perché non vedo una macchina da almeno mezz'ora. Andiamo a vedere che si dice, speriamo che tutto andrà bene. Siamo fermi a un parcheggio qua vicino al confine, ci hanno praticamente circondato. Mi sono dovuto chiudere in macchina per un attimo in bagno, giusto per prendere i documenti. Siamo riusciti a pigliare 6 pezzettini di pane con un dollaro che avevamo perché ci è finita tutta la valuta ruandese. Yes, of course. Andiamo, eh? Sì, andiamo da qua. Vai. Chiedono soldi. Tutti chiedono soldi. Tutti. Hai voluto la bicicletta. E mo pedala. Amore, com'è il ciapati? Molto buono. Ora di pranzo, prima di affrontare la dogana, il passaggio, è meglio nutrirsi. Il ciabatti era buonissimo, ne volevo un altro, mi ha detto no. Facciamo il passaggio e poi come ricompensa un altro ciabattino. Ok, abbiamo appena timbrato i passaporti, uscito dal Ruanda assieme al carnet per Totò. Abbiamo 10 minuti. Sì, 10 minuti, non ci ha voluto niente. Ho preso anche un po' di valuta del Burundi, sono i franchi. Siamo riusciti a cambiare gli euro perché sono più difficili da cambiare in Africa, quindi i dollari preferiamo conservarceli. Questo è l'equivalente di 50 euro, 155.000 franchi. Un euro, circa 3.100 franchi. All'entrata del Burundi ti controllano la febbre. Quanta è la temperatura, amore? That's good. 36 and 7. Perfetto. Perfetto. C'è una birra là. Non siamo neanche entrati nel Burundi, già c'è una grossa birra, una statua tipo di 3 metri, 4 metri e il dottore ci ha chiesto soldi. Siamo all'ufficio immigrazione del Burundi, aspettando di mettere un timbro sul passaporto e prendere il visto di transito. Abbiamo parlato con dei ragazzi del Ruanda, ci hanno detto che da loro è festa fino a martedì. Quindi sono venuti qui in Burundi a festeggiare, a bere, perché ovviamente il costo della vita è meno caro. Bene, mi ha acchiappato pure il long weekend ruandese. Allora, abbiamo fatto tutto. Qua ci sono i nostri passaporti con il visto di transito di 40 dollari a persona per 3 giorni. Abbiamo stampato il carnet, è gratis. Tutto bene, 1 ora e 40, molto veloce, molto tranquillo, veramente gli ufficiali sono stati molto gentili. Ora vediamo se ci fanno l'ispezione o no. Dobbiamo passare la sbarra. Eccoci qua, i Wow. primi metri in Burundi. Ma che sta succedendo? Perfetto! Siamo stati accolti da due birroni giganti. Bienvenue! Il nostro paese numero 75! 75! E infatti non a caso, a tema, il birrone stasera sarà d'obbligo perché 75 è un numero Paese. tonto tonto, importante, sono tantissimi paesi e dobbiamo festeggiare. Bravissimo, bravissimo Totò, Grande grande Totò! Totò! Allora, andiamo! Abbiamo anche il bonus, 3,5 di kefir che ci è rimasto dal Ruanda. Amore, per piacere, posso avere il ciapati? La tua. Alla tua, alla nostra. Grazie, amore. Buonissimo.
chi non l'avesse ancora capito, o tipo sei appena iscritto al canale, o questo è il primo video che guardi dalla Beto Expedition, Musungu vuol dire uomo bianco in questa parte africana, l'est dell'Africa. Ciao Musungu. Ciao Musungu. Il Burundi è uno dei paesi più poveri al mondo e dalle prime impressioni questo si è notato subito, specialmente venendo dal Ruanda. Le strade sono molto meno di quello che pensassimo ed è tutto molto bello, molto verde, vero amore? Sì, sì. Infatti il 90% della popolazione lavora in settore agricolo. Anche in Burundi è stato genocidio, ma sfortunatamente per loro è durato 10 anni e il paese ancora non si è ripreso. Infatti questo è stato uno dei vari motivi che ci ha portato a prendere il visto di 72 ore invece di quello di un mese, che peraltro costa $90. Non c'è molto da vedere qui, soltanto qualche punto di interesse, essendo un paese estremamente povero. Ovviamente comporta i suoi rischi. E inoltre il terzo paese più densamente popolato d'Africa e onestamente lo stiamo vedendo ovunque. La gente sembra tranquilla, tutti quanti ci sorridono, ci salutano, Musungu, Musungu. Però per ora andiamo avanti e speriamo di arrivare al lago Tanganyika entro stasera, dove troveremo il nostro primo campeggio. Yambo! Yambo! No, we just looking. Yambo. Thank you. Yambo. Questo si è alzato da terra, ha preso un po' in mano e le voleva vendere vivi, mamma mia. Yambo. Yambo. Ho notato che i colori della bandiera del Burundi sono come quella italiana, rosso, bianco e verde. Carotti. Thank you. Le persone sono ovunque. Mamma mia, quanta gente. Vorrei fermarmi, fare foto, andare a comprare un po' di frutta. Ma abbiamo paura. Chi si ferma è perduto. Penso che no, ci circonderanno, non possiamo. E come in Etiopia? Forse qua un po' peggio. 2 ore e mezzo in Burundi. È intenso, è intenso. Sono tutti incappottati, 18 gradi. Infatti fa fritta. Dobbiamo vedere che altitudine siamo. Sì, infatti 2225. Capitale e cercheremo di prendere una sim card per il telefono, per un poco di internet. Vediamo lunghe file fuori alle pompe di benzina e questa è una cosa preoccupante perché c'è soltanto mezzo serbatoio. Ci abbiamo detto di fare attenzione perché potrebbero non avere carburante. Ok, stiamo cercando di prendere una scheda del telefono. Vedo che qua non sanno che fare. Il negozio qua è chiuso fuori, stanno praticamente prendendo in giro. Fammi vedere il mio passaporto. Is there any problem, guys, here? Yeah, they don't accept business visa. Yeah. Un po' di problemini con la sim card del telefono. Apparentemente il visto di 3 giorni di transito non ci consente di prenderne una. Però sembra che siamo riusciti a convincerli facendo una foto del passaporto di Vera, foto carcerato per prendere la scheda del telefonino. Amore, che reato hai commesso? È ridicolo, è ridicolo. Solo in Burundi, vai. Ok, siamo arrivati al campeggio ed è tutto chiuso, non sappiamo dove andare. Perfetto. Sono le 8 di sera. Siamo a mezza nulla e non abbiamo il piano B, quindi niente. E per arrivare qua non è stato facile. Assolutamente. Quindi perfetto. Legge di Murphy: se qualcosa deve andare storto, anda storto. E per aggiungere danno alla beffa, siamo anche senza internet perché non siamo riusciti a prendere la scheda del telefonino. E vai così.
Era si è messa a piangere, che non ce la fa più giustamente, e tutti quanti fuori per prenderla in giro. Lo sai cosa mi dà fastidio di più? Che questo è un paese povero e hanno bisogno di turismo, hanno bisogno di dire alle persone venite, visitate il nostro paese. Ma guarda come si comportano, veramente imbarazzante, schifosissimo. Io questo paese non è che non voglio tornare più. Io dirò a tutti, non venite in questo paese di Buongiorno amore. Buongiorno. Che serata orrenda, orribile. Niente, ieri sera dopo che abbiamo trovato il campeggio chiuso, non avendo internet, abbiamo deciso di trovare un parcheggio sicuro. Lungo la strada Vera aveva visto un ospedale, che è sempre una scommessa sicura perché in genere vai lì, è un posto pubblico, c'è un parcheggio, dai una mazzetta al parcheggiatore e resti lì per la notte. Arriviamo lì, va a parlare col dottore, che è successo? Il dottore ci ha detto che è un posto pubblico e non lui prende le decisioni, quindi doveva chiamare al il capo suo reparto, capo se per chiedere permesso. Dopo viene una donna, apparentemente suo capo, che ha detto anche lei non prende le decisioni, deve chiamare il direttore. Ho parlato io con il direttore al telefono che... corsetta mattutina domenicale. Ho parlato con il direttore al telefono che di nuovo ha detto che devi chiamare l'amministratore per chiedere permesso. E ci ha detto che l'amministratore sta venendo, quindi dobbiamo aspettare un paio di minuti per parlare. Arriva l'amministratore e l'amministratrice in una camionetta, una Hilux bianca con 5-6 poliziotti armati. Militare. Scende questa donna, non ci saluta nemmeno, non ci guarda nemmeno, va a parlare con ignorante proprio le dottoresse. E poi arriva anche il suo vice, questo uomo. Due persone. Due uomini. Vera va lì, si presenta, piacere, sono Vera, vengo dalla Moldavia. E questo dice... ma tu a quest'ora di sera che cosa fai fuori questo ospedale? Come mai sei qui a disturbare? No, con un atteggiamento molto arrogante. Quindi io mi avvicino e dico buonasera, scusate, voi chi siete? Lei chi è? Con chi stiamo parlando? Dice, ma come ti permetti? Non sai chi sono io? Che mi chiedi? Io sono il vice amministratore del comune qua. Di qua, scusa, vabbè, piacere Aldo, come ti chiami? Ma come? Io vengo qui a fare una conversazione con voi. Appunto perché stiamo conversando, io vogliamo mi presento. Vogliamo capire tu ti presenti. Con chi stiamo parlando, chi siete. No, ma voi non lo sapete, quella donna lì è l'amministratrice del comune. Qui era probabilmente il sindaco di questo piccolo paesino di 200-300 abitanti, non lo so. Quindi capiamo la situazione, cerchiamo di spiegare, ma questo continua. Voi che fate? È che una puzza di alcol che da lui, che dall'altra persona, forse anche dalla donna, per questo non sì, si sì. è presentato e ha ignorato totalmente a noi. Sembrava quindi, una cantina, quando scende la cantina di vino. Ragazzi, erano ubriachi totale, proprio spaccate. Quindi l'abbiamo subito terminata lì, dico vabbè, io guarda, senti, sei ubriaco, non voglio avere niente a che fare con persone ubriache, è tardi, sono abbiamo stanco. Detto siamo stanchi, volevamo solo un parcheggio, vediamo che questa cosa diventa troppo drammatica. Loro ci hanno seguito, era una strada buia di notte, abbiamo visto che ci lampeggiavano, erano con i militari, quindi il primo posto che abbiamo trovato era fuori a un ristorante con tante altre persone. Con la luce, ci siamo fermati lì. Questo scende, perché hai detto che io ero ubriaco, ma come ti permetti qui, là, popò, popà, questa è l'amministratrice. Comunque siamo riusciti a registrare qualcosa ieri sera e adesso queste sono le immagini che condivideremo con voi. Ragazzi, siamo vittima di abuso di potere da parte della... come si chiama questa? L'amministratrice? Administration di Cabesi. Quindi è un'ora che ci hanno preso qua, stanno con stanno i militari e tutti quanti. Stanno... E ci stanno facendo questo. Vieni, vieni. No. Vieni vicino a lui. We need
Vieni vicino a lui. Aldo, basta. Mettiti qua. Non ci fanno andare a un albergo a riposare. È già un'ora che sono tutti ubriachi e vogliono vedere visti, documenti. Quindi siamo qua e speriamo che presto ci fanno andare. Dobbiamo leccargli un po' il c***o. Non il miglior primo giorno del Burundi, vero amore? Sì, io non capisco niente di quello che sta succedendo. Veramente un abuso di potere, stanno ubriachi, non lo so che vogliono, veramente non lo so. The authority comes. Which authority? What authority? Which authority? What authority? Which authority? What do you want? Which authority, guys? We need to leave, we are tired, we want to go sleep. Aldo, guardali con Aldo, calmati. Filmami. Aldo, filma, dove sta quello? Dove sta la ragazza? Aldo, è parca. This is stupid, really. This is stupid. We are going to go to Fortuna. Allora, sono le 10 di sera, sono quasi 2 ore che siamo bloccati qui in provincia, fuori alla capitale, e siamo circondati da militari, poliziotti, gente armata. Ci sono questi 2 amministratori che sono ubriachi, fradici, e noi ci fanno andare via. Hanno controllato i nostri passaporti, visa, tutto, hanno visto, fatto foto. Si stanno divertendo, ridendo, parlano in loro lingua, non capiamo quello che sta succedendo, non ci lasciano andare. Siamo circondati di militari sulla strada, non capiamo quello che sta succedendo e onestamente abbiamo paura. Speriamo che finisca subito, perché onestamente siamo stanchi e vogliamo finire questa storia, quindi non lo so se mandare un segnale a casa, ma se continua così penso non avremo nessun'altra alternativa. È un po' ridicolo, quindi niente, per ora aspettiamo, siamo chiusi in macchina, il motore acceso, devo aspettare che viene qualcun altro. Boh, non ho capito io. Vedremo. Quindi, come avete visto, insomma, eravamo lì, ci hanno detenuto per diverse ore sul scio della strada, non sapevano neanche loro che cosa fare. Dopo circa 3 ore ancora non abbiamo avuto i nomi di queste 2 persone. No, non solo di queste 2, anche di donna che non si è presentato, ha iniziato a farmi le foto, di... proprio a chiedere i documenti una volta, 2 volte, 3 volte, il passaporto. E guarda ragazzi, siamo stanchi, vogliamo andare via. Loro a ridere, a mandare foto su WhatsApp col telefonino, quindi a prenderci in giro praticamente sabato sera ubriachi. Siamo stati gli intrattenitori della serata. Non abbiamo capito se loro erano lenti a comprendere quello che stava succedendo oppure se ci stessero prendendo in giro. Si divertivano perché eravamo bianchi, quindi forse un mix di tutti e 2. Finalmente arriva questo Salvatore, il capo della polizia qui di Bujumbura, e capisce che questi stanno persi come 2 prugne fradice e dice: sono ragazzi, ubriachi, non vi preoccupate, andiamo via. Quindi dopo 3 ore l'abbiamo seguito, ci ha scortato fin qui, che poi, ironia della sorte, dove siamo finiti? A un parcheggio di un ospedale. Di un ospedale. Quindi una serata un po' brutta, di certo non un buon inizio, siamo molto dispiaciuti perché siamo dei visitatori, noi siamo dei viaggiatori, ospiti nel paese, e avere questo tipo di trattamento da una persona che dovrebbe essere l'autorità di un piccolo comune, di certo non è quello che ti aspetti. Capiamo. Comunque, perché le cose non vanno bene qua, perché persone così che sono al potere veramente fanno schifo. Quindi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quello che è il razzismo nei confronti del bianco, perché non c'è altra spiegazione. Abbiamo capito quindi la situazione qui con me. Io stamattina mi sono organizzato, mi sono messo qua la maglietta, non so se si vede, della Federazione Italiana Fuoristrada. Se dovesse succedere un episodio simile, dico: guarda, ma hai capito chi sono? Io sono l'ambasciatore della Federazione Italiana Fuoristrada, un diplomatico in visita nel Burundi.
io chiamo l'Interpol e ti faccio arrestare. Quindi... Scherzi a parte, veramente un'esperienza bruttissima in primo giorno di Burundi. Non vogliamo più trascorrere tempo sì, qua. Sì, ti passa la voglia. Sì, e siamo contenti che abbiamo preso il visto solo per tre giorni. Ah, contentissimo. Sì, perché... Ora cerchiamo di prendere questa SIM card perché siamo ancora senza internet, sperando che siano aperti e non ci faranno altri problemi. Vogliamo vedere di capire queste persone chi erano, quindi useremo i titoli per vedere se li troviamo online e almeno di riportare questo episodio alla Farnesina o all'ambasciata italiana, non so neanche se ci sia l'ambasciata qui in Burundi, così perlomeno questo incidente potrà essere riportato sull'applicazione Viaggiare Sicuri e potrà aiutare altre persone che viaggiano. Andiamo amore? No. Ci mettiamo un bel bacetto? Sì. Dai, la giornata andrà meglio oggi. Amen. Amen. Ok, abbiamo appena acceso Dodò, è venuto il guardiano, ha detto allora avete dormito bene stanotte? Sì, tutto a posto, grazie. No, perché io ho fatto la guardia. Ho detto, vabbè, ok, grazie per aver fatto il tuo lavoro che fai normalmente con le altre macchine che hanno qui. Se no, mi dai 100.000 franchi. Sono 35 euro 100.000 franchi. Ho detto guarda, ieri siamo venuti con il capo della polizia, abbiamo parlato, vi ha pagato 20.000 franchi, che è peraltro il prezzo di un albergo con doccia calda, che qui in Africa doccia calda è un lusso, non fa niente. Parla con i colleghi perché non è che paghiamo due volte per aver utilizzato un parcheggio 8 ore. Ah vabbè, ok, tutto a posto, non fa niente. È andato via. Una volta lasciato il Burundi abbiamo scritto una lettera riguardo ai fatti accaduti in inglese, francese e italiano. Abbiamo inviato questa lettera al Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e Relazioni Esterne del Burundi, al governatore di Bujumbura, a diversi quotidiani burundesi, al console onorario in Bujumbura italiano per l'Italia e anche all'ambasciata italiana in Kampala, Uganda, che si occupa delle faccende riguardanti il Burundi. Sapevamo a quello che andavamo incontro volendo visitare un paese come il Burundi, il paese più povero al mondo, e poco ci importa di ricevere una lettera di scuse ipocrita da parte di quei tre disgraziati del comune di Kabesi. Ci fa piacere che abbiamo potuto rendere questa cosa pubblica con voi che ci seguite da casa. Comunque, ci sono ancora due lunghi giorni da trascorrere in Burundi. Che cosa succederà? Passeremo dalla padella nella brace? Oppure la situazione si capovolgerà completamente? Sarà bassa la pena di andare a visitare questo paese? Oppure sarà un ricordo amaro che ci porteremo per sempre? Beh, lo scopriremo nel prossimo video, che pubblicheremo tra qualche giorno, quindi non perdetevelo.